Ciao, eccoci qui con un nuovo video per la serie Ispirazione. Molte persone mi dicono: sì, ma io ho sentito tanto dolore nella mia vita e quindi ho la tendenza proprio a reprimerlo, a non lasciarlo emergere. Ma cosa è giusto fare? Cosa ti può aiutare veramente di più? Intanto non c'è un giusto o uno sbagliato, ma c'è quello che è più utile per te. Intanto se tu reprimi il dolore, facilmente non ti renderai conto a quale livello provi questo dolore e quanto in realtà ti sta bloccando in tutte le situazioni della tua vita o nelle situazioni connesse alla ferita originaria. Quindi, nel momento in cui tu ti permetti di ascoltare quel dolore, allora lì ti renderai conto. Il problema è che le persone generalmente temono di soffrire, temono. Hanno proprio paura di provare dolore, hanno paura di provare sofferenza. Nel momento in cui tu ti prendi un istante e ti metti lì ad ascoltare quelle che sono le tue emozioni, le tue sensazioni, vedrai che in realtà il dolore si attenua. Perché? Perché nel momento in cui tu lo ascolti e non opponi più resistenza, togli energia a quel dolore. Inoltre, un'altra cosa importantissima è ascoltarlo proprio per potersi rendere conto della sua esistenza e lasciarlo andare. Con la Divine Connection, ad esempio, se tu non ti rendi conto di avere un problema, di soffrire, di avere qualcosa che in qualche modo ti sta limitando, diventa complesso. Perché? Perché non ci puoi andare a lavorare, non ti viene neanche in mente di andarci a lavorare, mentre se tu ti abitui ad ascoltarti, a sentire il tuo corpo, le tue sensazioni, le tue emozioni, allora sai benissimo che puoi andarci a lavorare e con la Divine Connection puoi metterci solo alcuni istanti. A volte ci vuole un pochettino più di tempo, a volte ci vuole veramente pochi istanti, a volte io lavoro su cose anche piuttosto importanti in pochissimi secondi. Ovviamente è una questione di pratica. Quindi mi raccomando, ascolta le tue emozioni, ascolta le tue sensazioni, lascia che emergano per poterle accogliere e finalmente lasciare andare con la Divine Connection. Quello che ti suggerisco proprio è di farlo in tutte le situazioni della tua vita. Questo ti aprirà veramente tante porte. Molte cose che noi ci impediamo di realizzare sono proprio connesse ad alcune paure e ad alcune emozioni. Nel momento in cui noi le ascoltiamo e ci lavoriamo sopra, esse si dissolvono, liberandoci e permettendoci di arrivare a realizzare, di realizzare proprio tutte quelle cose che prima ci siamo impediti. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Ti suggerisco di iscriverti al gruppo Divine Connection di Facebook. Facciamo un sacco di lavoro tutti insieme e vedrai che ti aiuterà a liberarti ogni giorno di più. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!